Europa 2020 dice che bisogna essere smart, bisogna essere sostenibili, bisogna essere inclusivi. Tanti sono i progetti appunto che si occupano di inclusione, lo sport è un veicolo importante per favorire l'inclusione e il mondo della scuola è un altro luogo importante dove si pratica lo sport e quindi dove si può praticare la sostenibilità. Parlandoci appunto col provveditore l'anno passato abbiamo detto ma perché non proviamo a sperimentare anche l'inclusione all'interno dei campionati studenteschi. Ecco, questo è il primo momento perché non si può fare inclusione se non si formano i formatori. E quindi è un percorso che sarà teorico e pratico per fare in modo che da questo anno di sperimentazione poi si passi a un primo anno vero e proprio di campionati studenteschi inclusivi. Gli insegnanti avranno questo momento di incontro iniziale e poi una progressiva avvicinamento alle pratiche e alle, chiamiamo le tecnologie didattiche necessarie anche a partire dal prossimo anno scolastico, prevedendolo all'interno del curriculum che l'ufficio scolastico presenterà agli insegnanti nel piano dell'offerta formativa del prossimo anno. Crediamo anche come provincia che sia opportuno sostenere l'inclusione e le attività didattiche di supporto per i ragazzi diversamente abili, non solo per quello che riguarda le materie più strettamente, diciamo così, di classe, con le attività che si fanno in classe, ma anche con il sostegno all'attività sportiva, che noi riteniamo essere un'attività didattica anch'essa al 100%. È un modo di creare dei percorsi in cui i processi educativi prevedono anche l'integrazione. Quindi oggi è il momento della formazione e quindi vengono messi in cantiere tutti i processi in cui anche l'attività sportiva è un elemento fondamentale per l'integrazione. È fondamentale, appunto, parlando di processi inclusivi, coinvolgere tutti e non pensare che c'è già un decalogo da rispettare. Speriamo di costruire un qualcosa veramente innovativo per il nostro territorio, pronto, almeno così crediamo, da tanti anni a fare ancora di più di tutto quello che ha già fatto.